Quindi passiamo con Giovanni Piccone, alziamo il velo sulla prima carta per questa penultima sfida, peraltro, di House of Trading prima della pausa estiva. A te, Giovanni. Allora, diciamo che il quadro delle mie carte un po' oggi rispecchia il mio tipo di operatività. Insomma, in passato l'ho un po', come dire, confutata, no? Perlomeno qui con te. Allora, la prima carta è una carta ribassista, quindi una carta short. Il sottostante che ho scelto per questa prima operazione a ribasso è direttamente il FTSE MIB. Graficamente, a mio avviso, c'è un'area che potrebbe essere violata a ribasso. È vero che, insomma, come stai facendo vedere tu, l'indice ha violato quella dinamica rialzista, quindi i prezzi hanno corso al ribasso. Candela di oggi, comunque sintomatica con una discreta ombra a ribasso, che però, insomma, come si può vedere, è stata la chiusura, si appresta a essere comunque come una candela verde. Quella dinamica orizzontale è quella che comunque io tengo maggiormente in considerazione. Come ho già detto in precedenza, per me questo rimbalzo dei mercati potrebbe essere un'occasione per rivenderli. Sarebbe opportuno per una nuova accelerata ribassista, ovviamente, rompere quei livelli che hai segnato come dinamica statica. E quindi l'operazione che io metto in Direi, campo è proprio. Giovanni, direi che molto passa proprio da quelli che sono i supporti statici, compresi fra i 23.650 e 23.700 punti, che come vedevamo più volte hanno sostenuto le quotazioni del nostro FTSE MIB e che poi l'hanno spinto fino ai 25.925.000 punti a memoria dell'8 di giugno scorso, prezzi riferiti al contratto futures scadenza settembre 2021. Da lì passa probabilmente anche un atteggiamento costruttivo o meno di medio termine. Certo, no, ma comunque già aver perso area 25.000 comunque non è un buon segno di tenuta. Adesso, ecco, io ho messo come livelli d'ingresso i 23.900 punti, che in realtà è forse qualche tick sotto quel livello di supporto. Il target 23.600, proprio per stare un po' alla lontana dai supporti che anche tu stesso hai indicato. Stop loss 24.120 punti, perché insomma sarebbe, ecco, l'effettiva tenuta anche della candela di ieri. Quindi in quel caso non avrebbe più senso mantenere un'impostazione ribassista sull'indice. Quindi questa è l'operazione, mi pare di aver messo 4 stelle su 5, e comunque ritengo che se l'indice possa riandare a rivedere area 24.000 punti, credo che, insomma, possa questa volta andarli a violare. A quel punto, insomma, 300 punti di gain, insomma, sarebbero comunque in linea con un trade-off rispetto al posizionamento dello stop loss.